Cosa che, per cui io ho sperato tanto di avere qui Sonia è che fosse l'attrice che può più di un personaggio dare non soltanto quello che era, ma tutto quello che il personaggio avrebbe voluto essere, avrebbe potuto essere. Tu nella moglie di rivolta cosa pensi? Mi ha messo in una situazione molto difficile Lorenzo Arruda, perché mi ha chiesto di leggere lettere che Mozart ha scritto alla moglie Costanze. Leggerle, ma non leggerle come se fosse Costanze a leggere queste lettere. Vienna, 29 aprile 1782. Carissima, ottima amica. Vorrà ancora concedermi di darle questo nome, vero? Non mi odierà al punto di non permettermi di essere il suo amico e lei la mia amica? E se anche non lo vuole più essere, non mi può proibire di pensare bene di lei, amica mia, come era abituato. Pensi bene cosa mi ha detto oggi, nonostante tutte le mie preghiere. Mi ha respinto 3 volte e mi ha detto in faccia che non vuole avere più a che fare con me. Io, a cui non è indifferente come lei perdere l'oggetto amato, non sono così impulsivo, irriflessivo e così senza giudizio ad accettare il ben servito. La potrò per fare questo passo. La prego dunque di riflettere alla ragione di questa contrarietà, di considerare il motivo per cui mi ero inquietato. Lei fu così ardita e inconsiderata da dire alle sue sorelle, nota bene in presenza mia, che come penitenza nel gioco dei pegni si era fatta misurare i polpacci da un uomo. Vienna, 8 e 9 ottobre 1791, sabato notte alle 10:30. Carissima, amatissima mogliettina, con grandissimo piacere e gioia al ritorno dall'opera ho trovato la tua lettera. L'opera, sebbene il sabato sia sempre un giorno sfavorevole a causa della posta, è stata rappresentata con il teatro pieno, con gli applausi e i bis abituali. Ma quel che più mi fa piacere è il successo silenzioso. Oggi poi sono salito sul palcoscenico al momento dell'aria di Papageno con i Carillon, perché avevo voglia di suonare io stesso. E allora ho fatto uno scherzo sul punto in cui Schikaneder ha una pausa, ho suonato un arpeggio. Lui si è spaventato, ha guardato sulla scena e mi ha visto. Quando la pausa si è ripetuta per la seconda volta, non l'ho fatto. Lui però si è fermato e non voleva più andare avanti. Ho indovinato il suo pensiero e ho suonato un'altra corda. Allora lui ha dato una botta al carillon e ha detto, chiudi il becco! Thank you.
aprile 1790 potessi ricevere ancora una tua lettera, il racconto di tutto quello che faccio con il tuo ritratto ti farebbe molto ridere. Per esempio, quando lo tolgo dalla sua prigione, dico: buongiorno stanza, moneta, nalla balla, spittiglas, bagatelle, schluckundung. E quando lo rimetto dentro la custodia, lo lascio scivolare lentamente, pronunciando sempre: ma con quella certa enfasi che richiede questa parola così piena di significato. E poi, proprio all'ultimo, dico: buonanotte.